Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Lazio Spezia. È finita la partita da una decina di minuti, stadio olimpico ovviamente, curva nord, grande tifo, voce quasi esaurita e sono esaurite anche le parole per descrivere questa Lazio. Aprite le porte alla grande bellezza, questo citava il video di presentazione alla stagione, diciamo, pubblicato dalla società sui social. E tanta roba ragazzi, tanta roba. La Lazio batte uno Spezia mediocre obiettivamente, perché sì, bisogna citare i meriti della Lazio di Sarri, però c'è anche da dire che ci sono tanti demeriti dello Spezia. Partita preparata male da Thiago Motta, veramente male, ma parliamo dei singoli. Allora, innanzitutto partita cominciata come ad Empoli, subiamo gol dopo 3 minuti e poi immediatamente pareggiamo. È stata proprio la fotocopia, i primi 5 minuti sono stati la fotocopia della partita di Empoli, e questa forse è l'unica nota negativa, l'unica nota stonata della partita, perché evidentemente è stato commesso lo stesso errore di Empoli, no? Non ho visto bene le azioni, perché il gol dello Spezia è stato segnato dall'altra parte dello stadio, e come voi ben sapete, almeno chi va allo stadio sa che comunque non si vede bene dalla curva nord quello che succede sotto la sud. Di conseguenza non ho visto bene neanche gli ultimi 3 gol della Lazio, ma parliamo dei singoli. Molto bene Yusai, davvero molto bene, secondo me il migliore in campo dopo Immobile, che segna una tripletta splendida. Proprio per le tante critiche sul fatto che segna soltanto sul calcio di rigore, sbaglia il calcio di rigore e poi decide di segnare 30 secondi dopo sul calcio d'angolo. Quindi è così. Questo è Ciro Immobile, 4 gol in campionato nelle prime 2 partite, è già il capocannoniere della Serie A. Giocatore strepitoso, segna davanti al portiere, segna di prima da fuori area, segna di testa. Veramente sono esaurite anche le parole per descrivere lui come attaccante. Bellissima la palla di Pedro per il gol del pareggio, così come è stata bellissima l'azione del 2-1, il passaggio di Felipe Anderson per il tocco di Luis Alberto per Ciro Immobile. Molto molto bella, tra l'altro noi l'abbiamo vista proprio sotto di noi, sotto la curva, e tanto tanto bella. Per quanto riguarda il centrocampo, forse l'unico un po' sottotono è stato Luis Alberto, che però successivamente ha trovato il gol del 6-1, bellissimo da fuori area, quindi alla fine mi sento di dare anche a lui un 6,5, un bel 6,5. Una Lazio che gioca bene, fraseggi veloci, possesso palla intelligente, volto ad un'azione offensiva, ad un'azione sempre verticale. Per quanto riguarda l'attacco invece, molto in forma sia Pedro che Felipe Anderson. Felipe Anderson ha fatto una partita meravigliosa, indipendentemente dal gol splendido, lancio lungo di Reina, e lui al volo supera il difensore, l'ultimo difensore, con un pallonetto, con quel tocco lì, e si lancia praticamente solo davanti al portiere verso la porta. Tanta tanta roba, e anche Pedro ha giocato una partita secondo me ottima sulla falsa riga della partita di Empoli, quindi bene anche Pedro. Grande inizio da parte della Lazio, prime 2 partite 9 gol segnati, 2 subiti, quindi forse va sistemata comunque la difesa, anche se dopo il gol dello Spezia non ci sono stati particolari pericoli per la porta di Reina, no? Per Reina. Però ripeto, lo Spezia ha fatto una partita decisamente mediocre. Vediamo, io sono curioso di vedere questa squadra con il doppio impegno, come riuscirà a distribuire le forze, a distribuire le energie. Però così va bene, adesso si aspetta l'acquisto dell'esterno al posto di Correa, e si aspetta anche, almeno io me lo aspetto, un acquisto per la difesa, perché ripeto, non può giocare Patrick titolare, Luis Felipe è completamente inaffidabile a livello fisico. Bene così, forza Lazio sempre per sempre. Ho saltato qualcuno, spero che Lazzari stia bene, e niente ragazzi, ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente, ciao ragazzi, forza Lazio.